Ok ragazzi, sono le 10 circa, mi metto in viaggio per il day one. Oggi inizia il tabellone principale del Challenger 175. Io e il mio compagno di viaggio siamo pronti. Chi è? È il mio zaino, niente di che, tranquilli. Ci vediamo dentro. Eccola qui, la chiesa. Ditemelo voi nei commenti se sapete il nome di questa chiesa, proprio all'ingresso del circolo. Allora, eccoci qua dentro. Campo 14. Ci sono le qualificazioni ancora, credo. Mi sembra di ricordare ci sia Travaglia che sta giocando. E poi andiamo a vedere sul centrale. Questo è l'ingresso del TC Cagliari. Anche mezzo piovigginando, purtroppo. Vediamo che succede. Riscaldando Vavassori, Zeppieri. Ora vado a prendere il mio posto. Iniziamo bene. Qui la partita ancora non inizia perché è iniziato a piovere leggermente più forte. Oh, che fortuna. Allora, qui vediamo Bellucci in fondo che si sta allenando con non so esattamente chi. Ditemelo voi nei commenti se lo riconoscete. Siamo molto distanti, ma quello di là è Ben Shelton. Dove sono tutti? C'è giusto qualche scolaresca, spalti vuoti. Bene, nella pioggia finisce il primo set, una partita alla sagra degli errori, vinto Zeppieri al tiebreak 7-6, 7-0 il tiebreak, Vavassori ha buttato l'impossibile, una partita che finora non ha regalato chissà quali risultati. Andiamo a vedere qui in aria incordatori, vi porto dietro le quinte, se non mi mandano via sono qui in una specie di cella frigorifera o cella di prigione, guardate, li hanno incatenati qui dentro gli incordatori ufficiali del Challenger 175 Cagliari Dunlop. Qui abbiamo Jumbo, super noto, lo conoscerete sicuramente tutti, lo vedrete spesso in TV nei campi della federazione, eccetera eccetera. Ciao Jumbo. Ciao a tutti. Tutto bene? Tutto bene. Come sta andando? Un momento di pausa, visto che piove, siamo fermi magari in attesa di qualche urgenza, visto che in questi casi spesso i giocatori tendono a cambiare magari la tensione delle corde in base alla distanza del campo, quindi siamo pronti, allerta nel caso ci arrivi qualche concurso, insomma. Molto bene, molto bene. Più in fondo c'è anche Cristian Fammà, che conosce già, collega super professionale Cristian. E poi abbiamo anche Antonio, che è un tuo collaboratore. Esatto, sì. Beh, chiudiamola così: il giocatore che vi ha fatto la richiesta più strana fino adesso. Ma abbiamo giocatori che usano tensioni abbastanza alte, forse la più alta è Kokkinakis, che gioca a 60 libbre, quindi 27,5 kg, che non è altissimo, con un calibro 1,30. E la più bassa forse dei singolisti Pellegrino, 18 kg. Quindi però stranezze, diciamo di no, però sta andando tutto bene, i ragazzi sono contenti, siamo un buon team, ci facciamo due risate, Antonio sta mangiando un po' pochino per perché deve contenersi, perché gli spazi sono anche un po' ristretti, non ci stiamo. No ragazzi, voi non ci credete, qua abbiamo 1,70 m, 1,80 m per 4 forse, quindi insomma bello stretto questo rettangolino, però immagino che ce la facciate lo stesso. Sì, vi arrangiate bene. Grazie ragazzi, grazie Giacomo, grazie Antonio, grazie Cristian, io proseguo.
Match sospeso qua sul centrale, Vavassori, Zeppieri, e non si sa bene quando si riprenderà. Fino adesso la partita numero uno del main draw, perché sugli altri campi ci sono ancora le fasi finali delle qualificazioni. Una giornata un po' particolare, non grande affluenza di pubblico, chiaramente l'acqua ha contribuito probabilmente. Livello di gioco, onestamente non ho visto un grandissimo livello, qualche giocata, ma una partita basata sugli errori dell'avversario. Ecco, qui si dovrebbero mettere i giocatori per le interviste, vediamo se ne becchiamo qualcuno più tardi. Che qui dietro di me si sta allenando Hugo Humbert. Adesso ve lo faccio vedere. Allora, eccoci qui con Stefano Travaglia. Grande vittoria con Pellegrino, 6-4-6-3, campo molto umido, più vigile. Come giocare in queste condizioni? Sì, diciamo che ci sono state varie situazioni dove un paio di situazioni abbiamo interrotto il gioco, però avevo le idee abbastanza chiare di come giocare, di come impostare oggi la partita, e penso di esserci riuscito al 100%. Ho giocato un ottimo tennis, ma soprattutto ho avuto un'impostazione, ecco, di gioco che a lui dava molto fastidio, quindi sono contento, ecco, spero di continuare a giocare così. Vediamo. Speriamo vada bene. Bocca al lupo. Crepi, grazie. Grazie mille Stefano. Ciao. Alla prossima. Probabilmente il match clou della giornata. Basilashvili, Kokkinakis sono appena entrati in campo. Adesso iniziano il riscaldamento. Allora, adesso sono uscito un attimo per andare a mettere il ticket alla macchina, che altrimenti mi becco pure la multa, che non sono riuscito a trovare il parcheggio gratis. È in corso la partita di Basilashvili e Kokkinakis. Un'osservazione, il livello è molto superiore rispetto alla partita che si è vista per esempio di Vavassori, Zeppieri, che tra l'altro poi Zeppieri ha portato a casa al terzo. La palla cammina molto di più negli scambi, Basilashvili sta sbagliando leggermente di più, è innervosito, poi non si capisce bene se piove o meno. Adesso sembra aver dato una tregua. Bella partita che si basa sugli scambi da fondo, il dritto di entrambi fa la differenza. Ecco qua. No, non lui, ma lui. Diego Schwartzman, El Peque, si riscalda per la partita delle 19:30 contro Mattia Bellucci. O Matteo, forse. Oh, incredibile, eh? Ci ho messo mezz'ora a trovare parcheggio. Oggi è venerdì, è il secondo giorno che vengo. Andiamo a vedere un attimino la situazione. Oggi ci sono delle partite abbastanza belle. Daniel contro Humbert, Kokkinakis contro Gere e poi non mi ricordo più. Qua siamo all'ingresso. Qua c'è un piccolo chiosco dove è possibile... Ecco lì l'ingresso, al chiosco è possibile mangiare, bere qualcosa. Qua ci sono dei campi di allenamento dove è possibile vedere comunque anche i giocatori. Sono tre campi, uno dietro l'altro, ma in realtà uno è stato allestito con i bagni chimici. Qua c'è la segreteria, qua c'è il campo dove si sta in questo momento allenando qualcuno, ma è stato usato anche per le competizioni. Ecco, al momento non c'è nessuno che si sta allenando lì. Il primo campo è allestito con dei mini campi, insomma, di dimostrazione per i ragazzi e quant'altro, mentre invece
qua, questo campo appunto, ci sono i bagni da questa parte. Lì c'è un piccolo chioschetto dove è possibile mangiare qualcosa, bere il caffè. Qua invece c'è uno stand di Fortin, che è quindi il fornitore ufficiale di tutto l'abbigliamento, che è quello che indossano anche i raccatappalle, i giudici di linea e quant'altro. Tra l'altro oggi bellissima giornata, dopo che martedì, quando sono venuto, c'era un cielo del diavolo, pioveva tantissimo. Allora invece da qua torniamo nel sentiero principale e da qui si va verso il centrale. Vediamo chi è qua che si sta allenando. Non lo so, non lo capisco. Allora, saliamo le scale. Qua vedete la terrazza che dà sul centrale. Ecco, sta giocando Daniel Umberto in questo momento. Qua la sezione incordatori. Ciao. Oh, buongiorno. Ciao. Ciao. Qua c'è un'area giocatori dove non è possibile entrare. Ufficio dell'ATP. Nello sfondo la chiesa di non so come si chiama. Qua un altro campo, il campo 2, dove non è consentito l'accesso. Allora, si è giocato dei match ufficiali in questi giorni. C'è un altro campo lì dietro, dove si sono fatti degli allenamenti, anche lì dietro, insomma, ci sono altri campi di allenamento. Allora, credo che questo sia Gere, che si sta allenando, che tra l'altro giocherà più tardi. Dall'altra parte non so se sia, mi sembra di riconoscere, sia Alberto Sanna. Ecco Monteiro che si allena col suo coach. Non so se stiamo parlando in portoghese o in spagnolo. Monteiro vestito di bianco, si scambia in maniera abbastanza solida centrale. La temperatura inizia a essere calda anche per i giocatori, lo si vede. Praticamente il suo coach sta facendo tutta la fatica, l'altro sta rimandando la palla senza particolare sforzo. Oh ragazzi, allora qui al Ticicaliri ovviamente ci sono anche ragazzi che si mettono al servizio dei pro. Guarda qui, tra l'altro una vecchia conoscenza, vediamo chi lo riconosce. Edoardo Pilia, l'abbiamo portato già sul canale, mi ha dato una sussa, non so se ve lo ricordate. Qui c'è Samu Porcu, eccolo qua. Allora, dateci qualche sensazione, cosa si prova a essere sul campo da tennis con i big e giocare, o meglio, non so se avete giocato, Edo. No, non abbiamo giocato, no. Però siamo comunque a stretto contatto con i giocatori. È una bellissima esperienza, anche perché impariamo ogni giorno nuove cose da portarci anche dietro prossimamente. La partita più bella che hai visto fino adesso in campo? Forse ieri abbiamo visto Ben Shelton, il primo turno contro Marozan, è stata molto bella. Ma anche per esempio Mattia Bellucci, che ha battuto Schwarzman, anche quella bellissima partita. Ma comunque in generale tutte le partite a questo livello sono molto belle da vedere. La maggior parte partite molto combattute. Sì, è stata, cioè, continua ad essere una bellissima esperienza e da cui imparare molto. Assolutamente. Per te, Samu? Sì, anche partita per me. Partita più bella? Forse oggi il set di Taro Daniel, sì, è stato molto bello. Molto combattuto, un'ora e 20 di set.
è stato molto bello. Comunque è una bellissima esperienza. Cosa ti porti a casa da questa esperienza? Magari la costanza dei giocatori che sono sempre là, magari è quello che cambia sempre la costanza, che sono sempre lì sul pezzo, non mollano mai. Un bel salutino e chiudiamola così. Ciao. Grazie, ciao. In bocca al lupo. Allora ragazzi, qua dietro di me vedete stanno praticamente giocando i ragazzi, ping pong, tennis e quant'altro, e qua dietro di me c'è una squadra di maestri dal più alto al più basso, no, il più alto al centro, il più vecchio anche. No, il più vecchio sono io. Ah, sei tu, è il colore della barba che mi ha tratto in inganno. Che succede qua ragazzi? Voi siete tutti maestri qua? Istruttori. Allora, praticamente stiamo facendo un tirocinio per portare avanti il nostro percorso di istruttori, sì, da secondo livello. Claro. Il maestro Fabio qui ci dà una mano, sì, coordina un po' tutte le attività. Coordinatore di questo campo qui, mentre il mio collega coordina il campo 13. È aperto con lo Young Village, dove possono partecipare tutte le scuole che hanno aderito ad entrare al progetto, sì, in cui possono giocare insieme ai maestri con stazioni che variano dal tennis, stazioni fisiche, ping pong, badminton con i relativi istruttori. E dopodiché il pomeriggio è libero, è aperto a chi vuole giocare, bambini, insomma, adulti. Un'iniziativa di promozione del tennis, no? Possiamo dire così. Esattamente, dire anche come fanno gli internazionali d'Italia, in versione Cagliari. Ti stai divertendo? Sì, mi sono trovato benissimo, lo rifarei. Fantastico. Il torneo come ti sembra? Oh, bello, molto bello. Chi è il abbiamo giocatore... visto poco, visto poco purtroppo. Che speravamo di vedere di più, ma abbiamo avuto da lavorare. C'era da lavorare, ma sì, per il tennis questo è altro. Ma com'è stata l'affluenza da questo punto di vista? Scuole, persone, ci sono state tante persone? Abbiamo avuto una buona adesione da parte delle scuole e anche qualcuna dal nord Sardegna. C'è stato circa un'affluenza di 3.000 ragazzi in una settimana, più o meno. Quindi diciamo che riteniamo che sia stata un'esperienza formativa promossa, ecco, da questo punto di vista, e che probabilmente sarà anche riproposta, sì, gli anni a seguire.